della Ferrari. La professoressa Tiziana Catarci. Nessuno in realtà prima si era mai candidato. Si è mai chiesta perché non si erano mai candidate prima? È una bella domanda. Forse non sai, i maschietti hanno lo stile bene. Scendi il microfono se non si sente. Non si sente. Microfono. È un ingegnere, avete visto, l'ha guarito con le cose. Vicino, perché tanto poi c'è il resto, piacere. Sì. Ecco, così. Ce la possiamo fare? Sì. Sì. Beh, ti ho detto, forse, la, diciamo, sai, l'università è un pochino maschilista. No! Poco. Siamo beh, quasi, mondo, quasi come i svezzi. No, vabbè. Però... diciamo le hanno dissuase e sono stati quei cavalli di Frisia che hanno visto quando uno si deve avvicinare alle candidature. Come ti stai a, come si sta costando a questo progetto, insomma, in questa attesa di questi giorni prima delle elezioni? Beh, è una specie di tour de force che ti aiuta a essere in forma. Stamattina abbiamo cominciato alle 8 del mattino praticamente, poi incontri tutti insieme, poi incontri singoli, poi interviste, poi ogni tanto devi pure pensare un attimo a quello che devi dire al prossimo incontro e così via. Ma sta incontrando delle resistenze? Secondo lei c'è davvero questo maschilismo in questo approccio? Sta dicendo la prima cosa che ha pensato. Pochettino anche quella, appena. Allora, vogliamo conoscere un po' meglio, no? Questa prima donna che si candida, no? Lei ha questa passione per le scarpe, no? Quindi ha deciso di farle al rettore. No. Al signore che poi incontriamo dopo. Sì, è felice. Però lui tanto scade. Si fa una scamozza. Ma l'anno scorso ha protratto. No, non è quest'anno che ha protratto. No, non è la scadenza quella che ci hanno messo il bollino. Quindi, come i surgerati scaduto ormai, quella è proprio la scadenza regolare. Sì, esatto, ce l'ha anche guardato proprio come Bruclona, come Stefani Forrester quando abbraccia Bruclona. Allora, lei ha dichiarato che le donne dovrebbero studiare le materie considerate appannaggio dei maschi. Sì. Tipo? Tipo tutte le materie dell'ingegneria, tutte le materie delle tecnologie e così via. Perché? Ma non lo dico solo io, è un problema diffuso in tutto il mondo. Per esempio in informatica, ingegneria delle comunicazioni, cioè tutte le materie che si chiamano in genere ICT, Information Communication Technologies. Dai, lo sapevamo tutti, la signora ha fatto una faccia attonita, io volevo chiarire. E tutte queste materie sono ancora ampiamente a componente maschile. E le donne cosa studiano mediamente più? Le donne studiano materie letterarie, oppure quando studiano le materie scientifiche studiano quelle che pensano che le porteranno a salvare il mondo. La medicina, la biologia. Lei è grattugello. Perché tutte si sono chieste, quelle che stanno facendo medicina hanno capito adesso perché l'hanno proprio, cioè lì è la tua voce e loro non devono salvare il mondo. E pensano che l'informatica invece... Quelle che vogliono studiare chirurgia plastica, com'è che vogliono salvare il mondo? Quello poi viene dopo, quando si accorgono che il mondo non riesca a salvare, è meglio. Open data. Allora, se diventa rettore, chi prende, come dice Assange, chi prende? Esatto, deve essere una buona idea. Che io la vedo proprio spregiudicata. Ah, no, vista! Sono di tutti.
dati sono di questo punto della campagna? Ma tutti i dati, siamo sicuri? Dati più i dati, sì, i dati quelli ovviamente istituzionali nel nostro caso. Cioè, non è molto che mi fate in campagna. No, ecco, non è... Allora, so che lei è anche una grande sportiva che fa equitazione, qual è lo sport, cioè come si svolge la sua vita sportiva? So che corre ogni mattina, che ha ricevuto delle lettere anonime. Sì, non sulla corsa però. No. Sulla corsa al rettorato. Anche prima. Ma cosa c'è scritto in questa lettera anonima, si può dire? E vuole, ha detto che vuole che i dati si sappiano, ci dica cosa c'era scritto. Ma questo non so, dati, il pettegolezzo. E qua andiamo su un tema delicato, il pettegolezzo, che è stato una delle donne che voglio diventare donne di potere, ma questo lasciamo stare. Allora, so che poco tempo fa avete tenuto un convegno sulle differenze di genere nella tecnologia e nello studio, e il Ministero l'ha chiamato Nuvola. Si chiama la Nuvola Rosa. Però è un'iniziativa che è stata promossa in realtà dalle Nazioni Unite. Dottor Seduto sembra il nome di una Nuvola, perché la tecnologia era un convegno soprattutto sull'informatica e la tecnologia che in questo momento è più, diciamo, va per la maggiore in questo settore è proprio la nuvola, il cloud. E quindi la nuvola rosa. Il corso, così capisco come giorno di parola, però diciamo. Ah sì, non l'avevo capito, bene tanto anche. Allora, lei è una romanista accanita, allora le faccio questa domanda. Tra lo scudetto alla Roma e la poltrona da rettore, cosa sceglie? La poltrona da rettore dura 6 anni, in questi 6 anni riusciamo a fare poi 5 scudetti. Ho una scelta importante. Cioè sono più efficaci come studenti, gli uomini o le donne secondo lei? Studenti sono bravi e di tutti, a prescindere dal genere. C'è da dire che purtroppo io insegno a ingegneria informatica, dove la percentuale di donne è un po' scarsina, sfortunatamente. E quindi ci dobbiamo accontentare dei maschietti. C'è qualcuna? Cioè, c'è nessuno. I dati sono confermati dalla realtà. Allora, tra l'altro, quindi è la prima donna che corre per questa carica, quindi tutto, sarei molto felice ci fosse una donna finalmente rettora, anche perché c'è stata solo una donna, giusto, che oggi doveva essere qua con noi, Suor Merigone. Che chi non avrebbe voluto avere Suor Merigone? Chi? 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 Ch